Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Gare Malate numero 46. Che quanti cavolo di autobus scasciati ci sono là. Vai così. Vai col turbo, abbiamo preso tutto quanto, siamo... Guarda quello che impenna, allora impenno anch'io. Maledetto se impenno anch'io e ti sorpasso anche. No, 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 no. Oh cavolo. Sì, avanti così. Sì, vai Beastard, vai così, avanti. Dove cavolo? Dentro la giostra. Vai così. Perfetto, non cadere, che questa giostra qui è una di quelle malefiche. Avanti in penna. E ce l'abbiamo fatta. E adesso non muovete mai la moto, ragazzi. Il trucco è sempre lo stesso, mai muovere nulla. Come sui container, come sugli autobus. Guarda qui lo squalo. Olè. Oh, mega saltazzo. Canestro da 3 punti. Beh ragazzi, vi invito subito a lasciare un pollicione in su. Arriviamo a 12.000 mi piace. Avanti. Olè. Un altro giro. Vai, 2 giri. Speriamo di farcela. Per ora siamo in testa. Iniziamo così con una bella vittoria. Non sarebbe niente male. No, ho saltato troppo adesso. Ho saltato troppo, non morire. Oh, non sono morto. Che fortuna ragazzi. Vai giù, perfetto. Vai con calma. Non cadere dalla giostra. La giostra è over 18. Quindi noi ce la possiamo ancora fare. Salto. E ce l'abbiamo fatta, ora di nuovo. Mai muovere la moto. Dietro. Guarda là dietro com'è quell'altro. Via. No cavolo, stavo andando contro il coso. Qui comunque ci sono gli asciugamani, ma le persone non ci sono. Saranno state rapite dagli alieni, ragazzi. Scrivetemi nei commenti dove sono tutte le persone di Los Santos. Ci sono gli asciugamani, ci sono tutti i vestiti, ma sono sparite. Sembra di essere in quel film strano. Vai così e andiamo con la prima vittoria! Ed eccoci qui con la seconda gara malata di oggi. Come vedete sto suonando il campanello, anzi come sentite? E come vedete siamo con le cruiser e oggi andremo a fare il labirinto, ragazzi. Questa gara ce l'ho da non so quanti mesi e porca vacca, ragazzi, se volete stare calmi non è che dobbiamo ammazzarci, ce l'ho da tantissimi mesi questa gara. E non avevo ancora avuto l'occasione, o più che altro ragazzi mi ero completamente dimenticato di portarvela. E quindi oggi andremo a fare questa gara qui. Non so assolutamente dove cavolo sto andando. Allora, proviamo ad andare di qua. No, di qua torno indietro. No, allora ho completamente sbagliato strada. Sì, ma ti vuoi levare? Oh là, proviamo ad andare su da questa, avanti così. Tu vai di là e io vado a destra. Cavolo, è chiuso. Cavolo, è tutto chiuso qua. Allora aspettate, qua si può passare. Qua si può passare. Ah. Ok. Allora, se là è chiuso, dovremmo tornare indietro. Avanti di qua. E qua è chiuso. Perfetto, retromarcia. È un casino questo labirinto. Non so nemmeno se c'è una via di fuga. E non so neanche, non mi ricordo se si potesse, se si poteva mettere. Ma giù di qua? GTA. Magari con GTA uno scavalca, va sui container e passa. Attenzione. E di qua dove cavolo si va? Non male questo passaggio. No, cavolo, uno è passato di qua? Ah sì, si può passare. Figata. Allora, proviamo ad andare da questo. Sicuramente sarà un casino uscire. Avanti, non morire. Perfetto. Beh, non mi sembra che stiamo andando tanto male giù di qua, ragazzi, eh. Andiamo a destra, dimmi chi ha aperto. No, non morire. Che poi non ritrovo più la strada io qua. Allora, là è chiuso, cavolo. Qua è chiuso. Si può passare. No, non morire. Attenzione.
Mister, ce la fai, primo, ragazzi. La prima volta che passo questa cosa qui, ragazzi. Perché questa gara, io vi dico, l'avevo messa nei preferiti tantissimi mesi fa. Avevo provato una volta. No, devo tornare indietro. No, l'avevo provata, diciamo, una volta 30 secondi e mi ero subito perso e avevo quittato. Questa è la primissima volta che ci riesco. Porca vacca, che figata. Vai avanti così. Olè. Poi andiamo giù di qua. Era questa la strada, ragazzi. Come in tutti i labirinti, bisogna sempre stare all'esterno. Almeno questo è il consiglio che io vi do. Olè, fermati. Poi andiamo di qua. Poi qui c'è questo. Questo l'hanno messo apposta, secondo me, perché la gente magari lo vede da lontano e dice: no, cavolo, di là non devo passare. E invece è proprio là che bisogna passare. Vai avanti così, c'ho una memoria fotografica, ragazzi. Poi bisogna andare su da questa. Mi sa che ancora nessuno è riuscito a passare questo, olè, questo labirinto. Avanti col checkpoint. E finiamo anche questa seconda gara in prima posizione, labirinto sconfitto. Ed eccoci qui con la terza gara di oggi, di questo episodio di Gare Malate. Ragazzi, sarà la seconda, terza volta che provo a rifare appunto questa gara. Quello come cita! Mi stavo dicendo che provo a rifare questa gara qui perché ogni volta crash, ragazzi. Non so che cavolo stia succedendo. Sul cavolo, sul filo del rasoio sono riuscito a salire là. Avanti così, ragazzi, avanti. Di qua, salto, perfetto. Salto, salto, metodo Beastard in azione. No! Come ho fatto a sbagliare il mio metodo, ragazzi? Eccolo qui, pronto a rifare tutto quanto. Eccoci. Vai che ci siamo. Vai così, qui bisogna frenare. Avanti così. Già un fail, ragazzi, l'ho fatto. Avanti. Il primo. Cavolo, è il primo. Qua non capisco più niente con tutti questi pallini blu nella minimappa. Eccolo lì. Eccolo lì, ragazzi. Qui adesso diventa, c'è un punto veramente ostico. Vai. Olè. E olè, tagliamo così. Fermati. Tanto adesso quello cade. Cade. No, ce l'ha fatta, ragazzi. Dei professional player ho nella mia crew, ragazzi. Avanti così, vai Beastard, anche te. Non essere da meno. Difatti, cadiamo giù. Perché cavolo ha dovuto fare il secondo saltino? Ogni tanto, ragazzi, il mio personaggio fa il secondo salto. Ok, quello è morto, perfetto. Si è scaraventato a terra. È morto veramente in modo bruttissimo. Fermati. Hola, eccoci qua. Avanti così, prendi sto checkpoint. E per adesso siamo secondi, ragazzi. Siamo secondi, gradino del podio, dopo aver fatto un paio di fail veramente assurdi. Per, cavolo, per come gioco, ragazzi, quei fail là erano veramente orribili, perché avevo fatto quella gara allucinante da oltre un'ora ed era fatta tutta in quella maniera lì. Se qualcuno se l'è persa, ragazzi, se la vada immediatamente a rivedere. Mega salto, scorciatoia lato, via. Olè. Avanti, pedala, 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 ragazzi. Mi sta esplodendo il pollice. Allora qui andiamo dritti, perfetto, cavolo, i container. Avanti, avanti, avanti. Il primo è già lassù in cima, ragazzi. Sta volando. Sicuramente sta cittando. No, che cavolo ha fatto il personaggio? Vai avanti, avanti. Ha messo le ali il primo, ragazzi. Ma che cavolo fa? Salta così a caso. Io vorrei capire che cavolo ha il mio personaggio oggi, ragazzi. Salta a caso, non risponde bene ai comandi. Non so, o il pad che è distrutto oppure non è assolutamente giornata per fare gare malate. Che potrebbe essere la soluzione migliore anche. Vai così. Eccoci qua. Perfetti, perfetti. Salto. E adesso non saltano. E adesso non deve saltare. Ma io che cavolo. O ha mangiato qualcosa di pesante. Eccoci. Salto. Oh, ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Checkpoint! Avanti così! Hop. Vai, acceleriamo un po' con questi salti da canguro. Occhio a non volare giù, però. Vai, avanti. Hop. Canguro a Los Santos. I canguri a Los Santos esistono, ragazzi! Ok, adesso andiamo di qua. Ok, qua non bisogna assolutamente passare in mezzo lì, sennò si casca dentro e si fa una bruttissima fine. Checkpoint, io voglio quel maledetto checkpoint, fermati. Hop, saltiamo. E avanti, vai, vai avanti. Vai, personaggio maledetto. No, che cavolo fai? Eccoci qui, checkpoint preso. E adesso... Hop. Bisogna andare là sopra. E allora così si sbaglia tutto, ragazzi. E andiamo al secondo tentativo. Oh, vai, no. Salta. Non morire, ma che cavolo. L'avevo già visto in fronte io quello lì. Qua dove adesso? Giù di qua, fermati. Come ho fatto non lo so, ragazzi. Non so come cavolo ho fatto. Ok, allora mi sa che devo andare qua sopra. Che cavolo. Vai, riproviamoci. Penso, ragazzi, che bisogna andare. Esatto. Perfetto, checkpoint fatto, ragazzi. Ok. E adesso, hop, saltino. Hop, altro saltino. E si muore giù in acqua. Siamo ancora a secondi, ragazzi. Se la mia bici vuole, possiamo andare a concludere. No. Vai, riproviamoci. Bastava che andassi un attimo più in là. E ce l'avevo questo salto. Dai che ce l'ho questo salto. Dai che ce l'ho dentro. Me lo sento. Ecco il traguardo. Ultimo salto. Preso. E andiamo. Quindi, ragazzi, l'episodio di oggi di Gare Malate numero 46 finisce qua. Arriviamo a 12.000 mi piace. Io vi ricordo, come al solito, di scrivermi nei commenti qual è stata la gara che vi è piaciuta di più, quella che vi ha più entusiasmato. Qui sarebbe da prendere, cavolo, il treno in corsa. Prendilo. Hola. Quindi, ragazzi, scrivetemi nei commenti tutto quello che volete. Io vi ricordo di lasciare tantissimi pollicioni in su. Commentate, condividete questo video con tutti i vostri amici. Passate nella pagina Facebook. Iscrivetevi al mio canale qua da Beastard. Per oggi è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video.